Ci sono numeri nella Bibbia che conosciamo un po' tutti, tipo 7 sono i giorni in cui Dio ha creato il mondo, 4 sono gli evangelisti, oppure 10 sono i comandamenti, 12 gli apostoli, 5 i pani e 2 i pesci. E le beatitudini? Quante sono le beatitudini? 8. Sicuro? Sì, sì, 8 è una buona risposta. Beh, una buona risposta non significa che è l'unica risposta. E infatti nel Vangelo di Matteo sono 8, è vero. Ma già in quello di Luca, ad esempio, sono 4. Ed è da stupidi pensare a chi dei due aveva ragione, eh? Perché un buon maestro, come è Gesù, non dice mai le cose una sola volta. Le ripete e magari Luca ha sentito la versione aggiornata delle beatitudini. La domanda vera è, perché Gesù ha fatto lo sconto del 50% sulle beatitudini? In più hai il 50% di sconto? Da 8 a 4, perché in questo discorso a 4 beatitudini abbina 4 annunci di sventura. Tipo, ai primi beati, beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio, fa seguire i primi sventurati. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Che noi la leggiamo sempre un po' spaventati, questa parola. Ma in realtà non è una minaccia, è un dispiacere. Per farti capire, quando Gesù dice guai, non significa che lui è arrabbiato e quindi te la farà pagare, ma significa che è preoccupato perché sa che quello che combini ti può fare male. E questa è la preoccupazione di Dio. Il problema vero è che Dio è preoccupato non per i poveri, ma per i ricchi. Non per gli affamati, ma per quelli che già sono sazi. Non per quelli che piangono disperati, ma per quelli che ridono di gusto. Ma perché Dio si dovrebbe preoccupare della gente che sta bene invece di quella che sta male? Non è che Dio sotto sotto è un sadico? Beh, se ci facciamo caso, alla fine di queste 4 beatitudini, Gesù dice che questi poveri, affamati, disperati, in realtà stanno vivendo le stesse cose che hanno vissuto i veri profeti di un tempo, i quali, molto spesso, per essere veri, sono stati sempre esclusi e odiati da tutti. Al contrario, quelli che se la spassano, che già hanno i loro comfort, che hanno sempre la pancia piena e sono ben voluti da tutti, stanno vivendo la stessa storia dei falsi profeti, che pur di accontentare tutti e non avere problemi con nessuno, hanno sempre finto di fronte agli altri, con una differenza, che i primi soffrono, sì, ma sono autentici. I secondi non hanno nessun problema, ma sono dei grandi falsi. In altre parole, Gesù sta testando la tua autenticità nelle relazioni, cioè se hai il coraggio di essere te stesso, a costo di non essere accettato, oppure per paura di non essere accettato, ti adatti sempre agli altri, in nome del quieto vivere, facendo però finta di essere qualcuno. Beh, sappi solo che la grande ricompensa nei cieli è solo per i primi.